Una volta era più facile essere conformisti o anticonformisti perché c'era una più netta distinzione fra buoni e cattivi. Perfino a scuola ci facevano una riga sulla lavagna e segnavano i buoni e i cattivi. Chiediamo a Umberto Eco che cosa ne pensa, visto che ha scritto un saggio sui bambini del libro Cuore, su quelle di De Amicis. Beh, vedi, io ho qui il libro Cuore con me, perché è il libro di Chevet, Capezzale. D'altra parte la nostra infanzia, no, si è formata su questo libro fondamentale, dove appunto i buoni e i cattivi sono definiti sin dall'inizio come modelli. Cattivo e ad accanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti, che fu già espulso da un'altra sezione, no? Quindi espulso da un'altra sezione. Faccia tosta e trista. Ma il più bello di tutti, quello che ha più ingegno, che sarà il primo di sicuro anche quest'anno, è De Rossi. E il maestro, che lo ha già capito, lo interroga sempre. Allora, ecco, è una questione di modelli, cioè di schemi prefissati. Il maestro lo ha già capito e sa che quello sarà il buono per sempre, sino alla fine dei tempi, e quello sarà il cattivo. Ora, in una trasmissione come fate voi sul conformismo, ecco, vabbè, cerchiamo di intervenire a titolo di voce critica. In fondo, cos'è il conformismo, volerlo definire in modo serio? È la cravatta che ti sei messo per venire qui in trasmissione. È del maglione che tu porti per dire che sei un attore e non sei un ospite esterno. Esattamente, l'osservanza. È l'osservanza di alcuni modelli che la società ci dà. Alcuni di questi modelli sono modelli validi. Si cammina tenendo la sinistra, non si attraversa col rosso. Altri sono modelli che poi possono anche passare. Per esempio, una ragazza deve sposare l'uomo che le è stato scelto per contratto interfamiliare dei propri genitori. Certe civiltà, questo era un modello a cui non si poteva contravvenire. Ecco, questi sono i modelli. Ora magari non più, direi. Speriamo. Allora, l'osservanza dei modelli è il conformismo. Come vengono trasmessi i modelli? Vengono trasmessi attraverso la scuola, in generale. Poi ci può essere una scuola più o meno critica. Vengono trasmessi attraverso le fonti di diffusione. Le trasmissioni televisive. Va bene. E vengono trasmessi attraverso la parola del nonno, della nonna, della zia. E in questo senso il cuore è stato, sino dagli inizi, un breviario di modelli esemplari già fossilizzati. Per esempio, esistono le differenze sociali, si può cercare di essere più buoni, più comprensivi verso i poveri, ma le differenze esistono. Il maestro sgrida il ricco nobis perché tratta male il bambino povero, ma difende il bambino povero dandogli del tu e sgrida il bambino ricco dandogli del lei o del certo. Voi, non ricordo, ci sono delle cose fisse. Si ama i poveri facendo la carità. Nella festa di carnevale la bambina smarrita viene raccolta sul carro dal ricco signore, il quale si leva a un certo punto dal dito un brillante grosso come una noce. Sempre sono così grossi, forse tu, sono mi insegni quelle capi nere, così. Sì, lo Yagatan ricurvo, il brillante grosso come una noce di Sandokan. Sì, la Virgine dona della pagoda. Appunto. Le dona il brillante grosso come una noce e dice: tieni, questa sarà la tua dote. E questa è l'assistenza sociale, la carità verso il povero. Di nuovo il padre di Enrico dice: figlio mio, ricordati che se incontrerai il tuo amico Garone, fosse anche egli un macchinista, un ferroviere e tu un deputato alla Camera, dovrai trattarlo. Non gli viene in mente che Enrico possa essere muratore, no, e Garone deputato alla farà Camera. Farà senz'altro carriera. Ecco, questi sono i modelli. Di fronte all'esistenza di questi modelli c'è l'anticonformista, ma non l'anticonformista da strapazzo, quello che siccome tutti vestono col cappello si mette un turbante o altra bizzarria del genere. L'anticonformista vero è quello che denuncia i modelli per quel che sono, per la loro falsità. E il cuore ci offre, senza volerlo, senz'altro che De Amicis lo volesse, un modello favoloso di anticonformismo, ed è Franti, il bambino cattivo, che è che io mi sono occupato di questo libro per cercare di capire, paradossalmente naturale, come Franti fosse il vero eroe positivo, il vero modello da proporre ai bambini. Perché Franti si è accorto che questa scuola in cui non lo fanno vivere gli presenta dei valori fasulli. Leggi questa pagina. Voi non sapete, dice, com'è bella una scuola serale. C'erano dei ragazzi da 12 anni in su e degli uomini con la barba che tornavano dal lavoro portando libri e quaderni. C'erano dei falegnami, dei fochisti con la faccia nera, dei muratori con le mani bianche di calcina, dei garzoni fornai con i capelli infarinati, e si sentiva odor di vernice, di coiami, di pece, d'olio, odori di tutti i mestieri. Capisci? Sti poveretti che non erano neanche passati da casa a lavarsi, costretti da orari inumani, andare alla scuola serale presentata qui come... guarda,
La più parte, per non arrivare troppo tardi, non erano nemmeno passati a casa a mangiare un boccone di cena, avevano fame. I piccoli, però, dopo mezz'ora di scuola, cascavano dal sonno. Qualcuno anche si addormentava col capo sul banco e il maestro lo svegliava stuzzicandogli l'orecchio con una penna. Carino. Ma scazzone. E invece qui questa scuola serale viene presentata come una istituzione pedagogica eccellente, meravigliosa, ovviamente una cosa orridamente repressiva. Allora cosa fa Franti in questa situazione? E non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in leader con qualcheduno, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini, si strappa i bottoni della giacchetta, ne strappa gli altri, cerca di fare dei gesti esemplari per mettere in crisi questa scuola in cui è condannato e già sin dall'inizio come cattivo, perché poi ha la mamma malata, il padre è povero, quindi non c'è salvezza per lui, dato che esistono i modelli. Egli odia la scuola. Odia i compagni, qui lo dice De Amicis, odia il maestro. Il maestro finge qualche volta di non vedere le sue birbonate ed egli fa peggio. Provò a pigliarlo con le buone ed egli se ne fece beffa, lui coerente, no? Sì. Gli disse delle parole terribili ed egli si coprì il viso con le mani come se piangesse e rideva. E qui il Franti è sublime, ha questa capacità di mettere continuamente... questa capacità, la Paolo Polis, Beh, di mettere, ecco, tu sei un Franti in fondo. Ma come? Ormai è troppo vecchio, non è successo più. Ma c'è sempre speranza per c'è sempre società. Speranza di crescere. Solo che il Franti, e in genere chi si lancia troppo coraggiosamente in gesti di anticonformismo, viene punito. E Franti viene punito proprio, gli inscenano un processo fittizio, dove la sorella di Enrico torna a casa e dice che ha visto una cosa orribile di cui è ancora spaventata. Cosa è successo? Poi viene fuori che il Franti ha tirato le trecce alla sorellina di Stardi, cosette da ragazzi. Il direttore lo espelle, dice che aveva in mano un coltello, ma si vede poi la famiglia, i quartieri da cui veniva fuori il povero Franti, che viveva in stato di estrema povertà, quindi era lasciato sulla strada sempre. Va bene, viene espulso e poi si dice che sarà mandato all'ergastolo e a metà del libro, pagina 150 così, scompare, viene eliminato dalla scena e il libro quindi può restare come appunto una trasmissione esemplare di modelli a cui conformarsi. A meno che i giovani di oggi, che hanno accettato la lezione di Franti, anche in modo più articolato, ridiano il libro ai loro genitori. Capovolto. Da rileggere. Ringraziamo Umberto Eco che ci ha presentato questo piccolo mondo borghese in cui la politica degli affetti familiari non è guidata dal cuore ma dall'occhio del mondo.